Il taglio del personale è già stato quantificato con estrema precisione. Fuori 151 lavoratori dello stabilimento Sibec di Catania, che imbottiglia le bibite Coca-Cola. L'impianto potrebbe essere presto dimezzato rispetto agli attuali 340 addetti e la produzione in parte delocalizzata in Albania, a causa, lamenta l'azienda, della sugar tax e plastic tax previste dal governo in manovra. Lo conferma l'amministratore delegato dell'industria catanese Luca Busi. Assolutamente, confermato, sono a rischio 151 posti di lavoro sull'impianto di Catania perché purtroppo le tasse sono state confermate in manovra. Questo genererà un incremento dei nostri prezzi del 20% e quindi di conseguenza perdiamo il 30% di fatturato. In più, per sopravvivere, stiamo valutando di portare le produzioni dall'impianto attuale di Catania nel nostro impianto a Tirana. La minaccia per l'economia siciliana si estende anche alle nostre arance. Per produrre la Fanta, spiega Coca-Cola Italia, si dovranno acquistare agrumi dall'estero. Secondo i sindacati, quello delle due tasse è solo un pretesto per licenziare. Noi siamo assolutamente contrari a questo clima di terrore che si sta sviluppando all'interno dell'azienda. È sbagliato trovare questo pretesto per licenziare 150 lavoratori o, cosa ancora più grave, quella di delocalizzare.